Bentornato al corso, iscriviti al canale e attiva la campanella per non perdere le prossime puntate. Diamo un'occhiata ai pennelli principali. Allora, con BST o andando qua troviamo il pennello standard. Il pennello standard possiamo usarlo per creare nuove forme. Vedete che è molto abbastanza molto rialzato. Possiamo cambiare il focal shift, che come vedete cambia la dimensione del cerchio interno. Se fosse a meno 100 avrebbe dei bordi molto precisi e si vedrebbe molto il tratto a punto. Vedete? Mettendolo invece molto ampio sfumerebbe troppo, non è nient'altro che la sfumatura. Di solito si lascia a zero per avere una via di mezzo, diciamo. Con lo standard è importante e utile anche cambiare gli alfa, cioè la punta del pennello. Se io volessi una superficie più quadrata, mi basterebbe scegliere un alfa quadrato. Vediamo come possiamo sfruttare questo. Possiamo usare lo standard per creare un pennello, quindi standard, drag rec. Scegliamo un alfa a nostra scelta, quindi possiamo mettere qualcosa di facile da stampare. Ecco, pensa sempre che deve essere facile da stampare, che deve essere comunque stampabile. Mettiamo questo, andiamo dietro. Ti ricordo di mettere in pausa e riguardarti il video. Quindi metti in pausa, guardi quello che ti spiego, metti in pausa, provi a farlo, dopo vai avanti e provi il resto. È inutile guardare tutti i video di fila e dopo dimenticarsi quello che avevi visto all'inizio. Si prova un po' alla volta. Ricordati di sottoscriverti al canale, premere la campanellina per non perdere i prossimi video. Allora, abbiamo scelto standard, lo stroke e il drag rec e questo alfa. Mettiamoci al centro. Vi ricordo che per la simmetria basta premere la X, e la simmetria ha delle funzioni interessanti. Dentro il menu trasforma, qua sotto potete cambiare l'asse in cui viene messa la simmetria. Vedete? E anche se la vuoi radiale e con quanti raggi. Vedi che vengono fuori tanti puntini. Vediamo, facciamo una cosa piccola. Però vabbè, così non mi piace, radiale, la voglio, voglio il classico. Anzi, togliamo la X. Disegniamo questo alfa qua. Che è tanto sfumato. Potresti anche selezionare solo un drag dot e vedere dove metterlo. E si può cambiare, se lo vuoi con i bordi meno sfumati, riduci il focal shift. Vediamo, facciamo un po' più intenso. No, troppo. Così viene anche fuori troppo.
un po' più grande, ecco. Ecco, così mi piace. Altrimenti, se volessi attivare la simmetria con l'X, dovresti fare le forme un po' particolari, anche così non è male. Ok, ricordiamoci sempre di salvare, save as. Io faccio così, scrivo il nome dell'oggetto, e spazio 01. Qua cambiano i nomi di subtool, ma non mi interessa perché tanto li seleziono con l'alt, quelli che mi servono, e quindi non mi cambia niente. Allora, abbiamo visto, se io premessi standard e alt, andrei a fare un buco, farei il contrario di quello per cui è predisposto quel pennello lì. Per vedere nella stampa se bene o male viene fuori, poi metterò una dimensione reale. Ad esempio, se volessi stamparlo grande così, dovresti riuscire a capire se le forme vengono fuori. Allora, già quella lì mi sembra già un po' sottile, però vediamo, dipende se lo stampo con la stampante a resina o a filo. Altro pennello utile è il Clay Tools, che va bene per fare magari i muscoli, viene usato insomma tanto per i muscoli, un po' esagerato, non troppo intenso, più piccolo. Lui cosa fa? Non fa altro che aumentare la superficie, però in modo più netto. Una volta che ho fatto così, tengo premuto il maiuscolo, tasto sinistro del mouse, e vado a sfumare. Posso cambiare l'intensità della sfumatura, adesso qua un po' esagerato anche. Abbiamo fatto un po' troppo. Ripartiamo da qua. Ah, ecco, c'era un focus shift troppo basso. Sfumiamo. Se vi piace fare personaggi, il passo successivo è studiarvi l'anatomia. E lì è un bel malloppo da studiare, perché non è semplice. Una funzione... allora, qua abbiamo visto il ClayTube. Un altro pennello potrebbe essere interessante è il Dem Standard. Il Dem Standard fa dei solchi. O premendo Alt fa delle linee belle strette. Utile magari se vuoi fare maggiori dettagli. Una funzionalità interessante è che se tu premi il tasto sinistro, tieni premuto il maiuscolo e vai giù, puoi tratteggiare una linea precisa. Tasto sinistro, shift, e potremmo fare delle linee. Molli prima il shift e dopo il tasto mouse. Io ho la simmetria attiva, quindi mi viene uguale. E abbiamo fatto una bella una bella linea.
potrebbe fare anche una lineetta così. Vediamo, mettiamolo così. Non male, vero? E non stiamo facendo cose ultra complicate, stiamo solo trascinando i pennelli di qua e di là. Abbiamo altre funzioni, altri pennelli utili. Allora, io uso tanto Lim Primitives, poi c'è, ce ne sono tanti di belli, se ne possono scaricare tanti. Per oggi è tutto, ci vediamo alla prossima puntata del corso.